Amici di Valerio e Davide in tour. Cosa vedere a Napoli in tre giorni? Ieri vi abbiamo mostrato il giorno 1, oggi vi mostriamo cosa vedere durante il secondo giorno della vostra permanenza a Napoli. Partiamo sempre da Via Toledo. Andiamo! Andiamo amici! Ci troviamo a pochi passi dalla metro linea 1, la fermata Toledo, quindi giriamo a sinistra e andiamo sempre dritto, direzione Piazza del Plebiscito. Ieri siamo andati in direzione Piazza Dante. Esatto. Adesso prendiamo la direzione opposta. Prima destinazione sono i quartieri spagnoli. Ricordiamolo che questa è tutta via Toledo, la strada dello shopping e non solo. Ora noi dobbiamo entrare qui a destra. Prendiamo via Emanuele Deddeo. Meraviglioso fascino dei quartieri spagnoli, amici. Guardate qui. Mamma mia. Buonissimo, amici, guardate qui. E che ve lo dico a fare? Guardate qui. Taralli. Limoncello, meloncello. Ecco, amici, siamo quasi giunti a destinazione. Guardate qui quanti turisti. Qui fanno anche la graffa maratona, vedete? Quindi tappe da non perdere se siete in viaggio a Napoli sono sicuramente i quartieri spagnoli e il murale di Maradona. Anche lì si deve lata, tra l'altro, amici, che è molto bella. Esatto. Ma adesso continuiamo, scendiamo. Amici, siamo ritornati su via Toledo, quindi giriamo a destra, lasciamo via Emanuele Deddeo. Anche qui non manca posti, luoghi dove mangiare. Guardate qui che bontà. Guardate quanta roba, amici. Se avete domande scriveteci nei commenti tutti i vostri dubbi. Esatto, anche se avete qualche curiosità, qualche domanda in particolare che ci volete fare, ci potete scrivere benissimo sotto i commenti e noi vi rispondiamo. Esatto. Amici, arrivati qui, questa è via Sant'Ambrigida. Una traversa di via Toledo. Esatto, a pochi passi c'è anche la funicolare centrale. Esatto, se andiamo sempre dritto qui su via Sant'Ambrigida, vi consigliamo, esatto, troviamo la bellissima chiesa di Santa Brigida. Questo è l'ingresso della chiesa di Santa Brigida. All'interno c'è anche la sepoltura di Luca Giordano, ricordiamolo, un importante pittore italiano del Seicento. Esatto. Ma adesso continuiamo, amici, torniamo di nuovo su via Toledo. Guardate qui. Ma voi non viene voglia vedendo questo video pieno di sfogliatelle, babà, maritozzi, tiramisù, graffe, cannoli, che pastiera. Bontà. Quasi quasi prenderei proprio un tiramisù. Quasi quasi prenderei anche un tiramisù. Che mi tira un po' su in questo momento. Amici, tra l'altro qui fanno anche le sfogliatelle ripiene. Vedete? Guardate. Buono, mamma mia. Le sfogliatelle come... salate anche, Davide, anche guarda. Le sfogliatelle salate. Con salsicce e ferelli, ragù, genovese, pesto e noci, salame di ricotta, melanzane e provola. Entriamo nella galleria Umberto I. Quindi dopo i quartieri spagnoli e la chiesa di Santa Brigida vi consigliamo di vedere la galleria Umberto I. Bellissima. Bellissima. Anche qui abbiamo fatto un video. Amici, tra l'altro qui c'è la libreria Mondadori e abbiamo fatto anche qui un video. Sì, che tra l'altro è una delle più grandi d'Italia. Esatto. Davide, guarda che meraviglia! Mamma mia, immersi nei libri proprio. Qui ci lasciamo la Galleria Umberto I, la Mondadori. Volendo potete anche visitare il Teatro San Carlo. Ovviamente dovete considerare i tempi di visita di circa un'oretta. Esatto. Quindi vi consigliamo di svegliarvi presto. Quindi la come mattina. Ho detto ieri, sveglia presto e tutti giù per terra. Esatto, avete più tempo per visitare tutto così. E tra l'altro a pochi passi dalla Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, qui in piazza Trieste Trento si trova una toilette, quindi se dovete andare in bagno, la toilette è a pagamento, quindi costa 1 euro a persona, ovviamente, quindi ogni 20 minuti. Dopo 20 minuti, quindi costa 1 euro a persona, quindi durata 20 minuti, poi scattano allarme e si aprono le porte, quindi mi raccomando, siate veloci. Ecco, possibile che stiamo a ottobre e fa ancora caldo, sto sudando ancora. Non so, scriveteci nei commenti se anche voi state soffrendo il caldo. Dopo la Galleria Umberto I vi consigliamo di venire qui in Piazza del Plebiscito e visitare il Palazzo Reale. Amici, ovviamente è inutile dirvi che anche qui abbiamo fatto un video dove abbiamo parlato di tutte le sale del Palazzo Reale. Potete venire anche qui e ammirare il panorama che si vede qui sul Golfo di Napoli.
bellissimo. Ci siamo scesi da Piazza del Plebiscito, continuate a scendere e girate poi a sinistra. Adesso vi facciamo vedere qual è la prossima tappa che dovete assolutamente fare, perché vale la pena visitarlo. Ecco, si vede già in lontananza, stiamo parlando del Maschio Angioino o Castelnuovo. Veramente molto molto bello. Qui c'è anche un piccolo parco giochi per bambini, quindi se avete figli potete venire qui, far divertire anche i bambini e continuare con la vostra visita qui a Napoli. Quindi siamo scesi giù, questa è tutta via Ammiraglio Ferdinando Acton, e continuiamo a scendere e giriamo a destra. Sono veramente tre giorni intensi, tre giornate belle piene. Belle piene, e tornate a casa con un bagaglio di esperienze qui a Napoli. Lasciamo via Ammiraglio Ferdinando Acton e giriamo qui a sinistra. Tra l'altro, amici, a pochi passi dal Maschio Angioino si prendono gli autobus turistici, come potete vedere. Ecco, si acquistano i biglietti. Stesso lì. Ovviamente non può mancare nel vostro itinerario di un giorno qui a Napoli una visita al Maschio Angioino o Castelnuovo. Guardate quanti turisti per ammirare il Maschio Angioino o Castelnuovo. E adesso prossima destinazione, Borgo Marinari. Il lungomare, ovviamente. Esatto. Durante il vostro secondo giorno a Napoli vi consigliamo anche una bella passeggiata qui nel Borgo Marinari. Esatto, e magari anche fermarvi e mangiare un bel piatto di mare in uno dei ristoranti che si trovano qui nel Borgo Marinari. Oppure, se optate per una buonissima pizza, potete mangiare lì, ci sono tanti ristoranti, ecco, che fanno la pizza, ma cucinano anche i piatti di mare, volendo. Noi vi consigliamo di mangiare qualcosa a pranzo su Via Toledo, poi chiudere in bellezza con una buonissima cena sul lungomare di Napoli o nel Borgo Marinari. Amici, siamo giunti al termine del nostro video, del nostro secondo giorno. Dopo il Borgo Marinari vi consigliamo anche una bella passeggiata sul lungomare di Napoli e chiudere in bellezza con una bella cena con vista mare. Esatto. Noi da qui vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao amici. A tutti.